Il settore giovanile del campo d'arsenico è sicuramente uno dei più importanti nel panorama padovano e in continua crescita. Puoi parlarci di questo grande progetto? Allora, questo progetto è cominciato circa 3 anni fa e ci siamo concentrati con lo staff che ha cominciato questo progetto con me e che più o meno è lo stesso anche in questa stagione. Ci siamo concentrati sul creare un ambiente dove i ragazzi potessero venire al campo e divertirsi, essere sereni, perché siamo convinti che dove c'è un ambiente sereno e fertile, se un ragazzo ha talento, il talento cresce e poi può far sì che il ragazzo si realizzi nella vita. Noi siamo convinti che ogni ragazzo che abbiamo nel settore giovanile ha un talento, chi ce l'ha nel calcio, poi c'è chi ce l'avrà nella vita in altre cose. Quindi il nostro compito nel settore giovanile è di far sì che il talento calcistico cresca al 100% attraverso la metodologia di allenamento e gli allenatori che abbiamo qui a Campo d'Arsico, ma anche chi non riuscirà a fare il calciatore possa, attraverso i talenti che ha, realizzarsi nella vita. Quindi il primo anno ci siamo concentrati più che altro nel creare questo ambiente e diciamo che ci siamo riusciti, perché adesso nel Campo d'Arsico, nel settore giovanile, c'è veramente un ambiente sereno dove i ragazzi, vengono, si divertono e crescono. Negli 2 anni successivi, ci siamo concentrati nel far crescere la qualità degli allenatori, quindi siamo andati alla ricerca di allenatori con un passato anche da calciatori professionisti per l'attività agonistica e degli allenatori giovani con tanta voglia di crescere nell'attività di base. Il terzo anno, che è questo, ci siamo concentrati più che altro sul fare un po' di selezione. Okay, fare un po' meno squadre e alzare un po' più la qualità. Ecco, quindi attraverso queste tre dinamiche il settore giovanile del Campo d'Arsico sta crescendo e sta crescendo tantissimo. Tutto questo è stato reso possibile dalle strutture. Abbiamo delle strutture bellissime qui, dobbiamo ringraziare il Comune che ci ha messo a disposizione un sintetico nuovo dove tutti i ragazzi dell'attività di base si allenano quotidianamente. E anche il presidente Daniele Pagin, che ha cominciato a investire in modo importante nel settore giovanile e i risultati cominciano a vedersi. Ecco, quindi sia il Comune e sia il presidente, che crede fortemente in questo progetto dei giovani del Campo d'Arsego, ci hanno dato una grossa mano per crescere. Nel settore giovanile sono entrate anche delle figure molto importanti che ci danno qualità. Una è quella di Giuseppe Laimo, che è responsabile del marketing nel settore giovanile e della comunicazione, quindi per noi è una figura fondamentale, sempre presente nei campi, che ci dà una grossa mano nell'organizzazione. In più è arrivato anche mio fratello Lorenzo come una figura esterna che quest'anno che ci dà una mano a far crescere gli allenatori, è responsabile di tutti gli allenatori del Campo d'Arsego, con la grossa esperienza che ha fatto nella federazione e in particolare al Chievo Verona l'anno scorso, per noi è un valore aggiunto. Tutte queste cose messe assieme ci danno la possibilità anche da quest'anno di portare il nostro progetto all'esterno. Quindi abbiamo una collaborazione con il Villanova, dove andiamo mensilmente ad allenare con gli allenatori del Lions Villanova e fare delle riunioni tecniche. E dalla prossima settimana avremo la prima affiliazione ufficiale con lo Janus, dove proprio stiamo creando una sinergia con lo Janus, appunto, perché attraverso la nostra metodologia possa crescere anche il territorio. Quindi ci stiamo ampliando anche con le società vicine e speriamo, insomma, che questo progetto continui per i prossimi anni. Abbiamo visto tanti ragazzi del settore giovanile che ora sono una presenza fissa nella prima squadra. Sì, è vero e siamo veramente felici di questo. Allora, partiamo dal presupposto che il nostro obiettivo fino del settore giovanile nostro è per chi ha la possibilità e la capacità di andare nei professionisti e abbiamo ottimi rapporti con tutte le società del Veneto e anche oltre. E ogni anno diamo dei ragazzi al Padova, al Cittadella, a Vicenza. Purtroppo è saltato il Chievo e c'era anche il Chievo di mezzo, quindi ci dispiace questo, ma l'obiettivo primario per chi ha la possibilità è quello di andare nei professionisti. Poi noi abbiamo la Serie D, che è un campionato importantissimo e siamo orgogliosi che tanti nostri ragazzi, soprattutto quest'anno con, bisogna dirlo anche, la capacità di Mister Masitto di allenarli, i giovani,
sono in prima squadra fissi, quindi vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro e che chi è in prima squadra riesce comunque a valorizzare anche il lavoro del settore giovanile, quindi i vari Prevedello, i vari Cupani, i vari Minozzi, per esempio, che domenica un portiere 2005 che è andato in panchina, per noi sono un vanto ed un orgoglio e soprattutto sono un esempio per tutti i ragazzi che hanno voglia di venire, che hanno l'obiettivo, più che la voglia, l'obiettivo di riuscire ad arrivare alla nostra prima squadra. Nello specifico, parlando di questa stagione, come sta andando l'attività agonistica? Allora, molto bene, sono veramente orgoglioso del lavoro che stanno facendo gli allenatori e anche i ragazzi, accompagnati dai genitori vicino. Allora, stiamo andando bene, siamo a livello di risultati, siamo primi con gli allievi di Gabrielli, quindi siamo imbattuti, su 7 partite abbiamo fatto 7 vittorie, siamo imbattuti con gli allievi di Pellizzaro, quindi anche con loro abbiamo fatto 6 partite, abbiamo 6 vittorie, siamo imbattuti con l'Under 15 di Lorenzo Vessi. E stiamo facendo un ottimo campionato, siamo nelle prime 4 posizioni, 5 posizioni anche con il 2008, l'Under 14 del Mister Zanin. Quindi siamo molto felici sia per i risultati, perché comunque nell'attività agonistica i ragazzi vanno anche abituati ad andare in campo per vincere, okay? Perché così si abituano a giocare per vincere. È chiaro che va sempre accompagnato il tutto con una crescita a livello individuale, come calciatore e anche a livello umano come uomo. È chiaro che quando hai questi risultati vuol dire che tutte e tre le cose stanno andando a pari passo. Quindi faccio veramente i complimenti a Gabrielli, che è l'allenatore dell'Under 17, anche al suo collaboratore Mattia. Faccio i complimenti a Pellizzaro, che è l'allenatore Under 16, e anche la sua collaboratrice, la Cecilia. E poi faccio i complimenti a Lorenzo Bessi e a Luciano Santinello per l'Under 15, e a Lucio Zanè e a Massimo per l'Under 14. Cosa puoi dirci invece sull'attività di base? Allora, l'attività di base è in netta crescita. Già l'anno scorso comunque abbiamo fatto un salto di qualità. Quest'anno stiamo facendo ancora di più proprio perché mi ricollego a quello che ho detto prima. Essendo responsabile Lorenzo, mio fratello Lorenzo Bedin, di tutti gli allenatori, in particolare nell'attività di base abbiamo una metodologia che ci sta facendo accelerare e ci sta facendo migliorare molto. Lì lavoriamo molto di più sul crescere a prescindere dal risultato. È chiaro che i ragazzi quando vanno in campo sempre per ottenere il massimo, ok? Però lì stiamo curando nel dettaglio i ragazzi affinché quando arrivano nell'attività agonistica gli allenatori abbiano un ragazzo, un calciatore pronto e possa lavorare già molto di più, per esempio a livello tattico. Noi sotto lavoriamo molto di più a livello tecnico, a livello di sinergia di gruppo, a livello di educazione, quindi si cerca di creare una mentalità affinché i ragazzi poi quando arrivano nell'attività agonistica sappiano non solo giocare a calcio, ma anche vivere lo spogliatoio, rispettare l'avversario, rispettare i dirigenti. E via dicendo, ecco. Quindi diciamo che anche nell'attività di base stiamo facendo molto bene. Lì la priorità non è il risultato, ma è proprio la crescita del giocatore. Quindi ringrazio e faccio complimenti a tutti gli allenatori, dagli esordienti fino ai piccoli amici, dove abbiamo 2 squadre per categoria. Sta facendo molto bene anche la nostra Academy, dove i ragazzi stanno crescendo di pari passo alle squadre del Campo d'Arsego. E quindi diciamo che siamo in un momento favorevole per il campo d'Arsego e per il nostro settore giovanile. Finisco ringraziando anche i dirigenti perché è una parte molto importante del settore giovanile. Abbiamo circa una ventina di dirigenti sempre disponibili il sabato e la domenica a far sì che i ragazzi possano giocare in serenità e possono soprattutto le attività andare avanti rispettando le norme anti-Covid, quindi misurazione della temperatura, distanze, sanificazione degli ambienti. Ecco, tutto questo è possibile attraverso veramente questo aiuto di genitori che sono dirigenti e sono lì ogni sabato e domenica e anche di più. Infine ringrazio i genitori che ci sono sempre vicini. Quando hai 250 ragazzi, ci sono 500 circa genitori, non è mai facile che tutti siano contenti, ok? Però se ce la mettiamo tutte e siamo coerenti con quello che diciamo, insomma, vediamo che le cose vanno come devono andare, quindi ringrazio anche loro.